Rettore, questa occasione per riscoprire un percorso importante che coinvolge tante realtà, unica in prima fila. Sì, è secondo me veramente una grande opportunità che parte da un qualcosa che io personalmente ho sempre amato, un cammino che andava nel mio caso dal luogo di residenza, da Camerino fino a San Severino, un percorso che ho vissuto e secondo me questo antico cammino lauretano, questa strada romano-lauretana potrà essere utilizzata per far ripartire veramente anche alcune microeconomie importanti. Microeconomie come quelle dell'agroalimentare, microeconomie come quelle del turismo, microeconomie come quelle del turismo religioso. E io auspico proprio di vedere gente che ripercorre quei sentieri, ripercorre quei luoghi cercando di immedesimarsi sia nella natura sia nella spiritualità che li ha pervasi per tanto tempo. Credo che anche per l'università possa essere un'occasione, perché l'università è estremamente legata, intimamente legata a quei luoghi, è legata attraverso delle personalità che hanno vissuto in quelle terre e che le hanno in una qualche maniera abbellite, è legata attraverso la ricerca che si è fatta in quelle terre, dalla ricerca di Strampelli alla ricerca sulla vernaccia, sui vini, su tanti prodotti tipici, allo scotano e l'università che poi potrebbe anche usufruire di questo cammino come un ulteriore elemento di socialità per i propri studenti. Parliamo con l'assessore alla cultura del comune di San Severino Marche, Vanna Bianconi. Assessore, verranno riscoperti dei luoghi che nella storia tra Camerino e San Severino hanno fatto un po' la divisione, adesso diventano un po' un trait d'union tra i due territori. Certo che sì. In quest'ultimo periodo i due paesi, San Severino e Camerino, si sono coesi per problemi legati al terremoto. Adesso invece si mettono insieme, si sostengono a vicenda la riscoperta dell'antica Via Lauretana, la via dritta, la via più breve, che tanto ha dato a tutto il territorio, non solo al nostro territorio, ma anche al territorio dell'Appennino e dell'Italia centrale. Ci crediamo in questa rivisitazione, in questa rivalorizzazione. E Torre Beregna, che è sempre stata nel passato, fino al 1500, è sempre stata il punto di divisione fra i due comuni, magari per motivi legati a dissidi economici, eccetera, adesso diventa il punto di unione che li rinforza e sottolinea questo sodalizio. Ci crediamo in questa riscoperta, sappiamo che le vie lauretane sono molteplici, non ce n'è una sola, e sono tutte degne di essere ricordate, degne di essere rivissute. Noi ricorderemo e rivivremo la nostra, ma non per ricordarla appunto, ma per valorizzare questa via come uno dei cammini che attualmente destano l'interesse dei viandanti, dei fedeli, degli appassionati di trekking, degli ambientalisti, quelli che amano passeggiare per le nostre bellissime colline e che si trovano senz'altro con questa nuova via di fronte a un paesaggio splendido. Professoressa, questo progetto importante, bello, come nasce e come si è evoluto poi fino ad arrivare alla conferenza stampa di oggi nel quale lo avete presentato? Tutto nasce dagli studi di carattere economico a cui mi dedico, è la mia specializzazione da moltissimi anni. Mi sono accorta che la viabilità in età medievale non era quella romana, qualcosa era cambiato. E questa nuova viabilità aveva degli snodi particolari che passavano per Spoleto, che passavano per Camerino, San Severino. Qualcosa quindi da approfondire, l'ho fatto, anche con l'ausilio di tanti amici, perché abbiamo organizzato seminari, convegni, abbiamo avuto pubblicazioni. Ogni volta questa intuizione iniziale veniva confermata.
E a quel punto non rimaneva che cercare di portare all'esterno i risultati della ricerca, perché la ricerca storica ha un senso profondo quando riesce poi a entrare nella comunità, e perché no, in questo momento ad aiutare magari il presente e una situazione di difficoltà. Questo nuovo itinerario antichissimo, come dicevo poc'anzi, e che è durato per ben 1000 anni e che è stato completamente dimenticato nell'ultimo secolo, non da tutti, perché i locali lo conoscevano benissimo. Io ricordo il mio primo, diciamo, maestro con cui ho collaborato qui a Camerino, il professor Butti, che era anche rettore dell'università, mi diceva che appunto da ragazzo attraversava questo percorso, un percorso bellissimo sul piano ambientale, paesaggistico, un percorso costellato di rocche, di conventi, il convento di Lena Cavata, dove nasce l'ordine dei Cappuccini, una cosa per lo più ignorata, ma che vogliamo valorizzare assieme alle altre bellezze. Ma naturalmente sarà solo l'inizio di un percorso, perché in settembre ci ritroveremo e vorremmo raggiungere Spoleto e Roma da una parte, Loreto e Recanati dall'altra.